È un primo passo molto importante nell'ambito del settore edile. Noi sappiamo che soprattutto in ambito edile e soprattutto in questo periodo in cui si implementano tutte le progettualità che sono presentate in sede di PNRR, si ha bisogno di manodopera. Migranti al lavoro nell'edilizia, grazie al protocollo d'intesa sottoscritto in prefettura a Isernia. Un documento volto a favorire l'inserimento socio-lavorativo di richiedenti e titolari di protezione internazionale, nonché di altri cittadini stranieri in condizioni di vulnerabilità. I nostri docenti, più che docenti, più che l'aspetto pedagogico, danno qualcosa in più anche dal punto di vista umano, dal punto di vista. Quindi il futuro di queste persone a noi come CPS sta molto a cuore. A firmare l'accordo, l'Associazione Nazionale Costruttori Edili, la Scuola Edile del Molise, il Centro Provinciale di Istruzione per gli Adulti di Isernia e i sindacati di settore. In questo protocollo che è stato firmato oggi, la Scuola Edile del Molise si occuperà della formazione, di tutti i soggetti provenienti da questi centri, dai CAS, per la formazione, di questi soggetti, tra virgolette, svantaggiati e per, il possibile inserimento, al termine dei corsi, nel mondo del lavoro, del settore dell'edilizia, che attualmente soffre il reperimento di manodopera. Saranno promossi percorsi formativi e opportunità di lavoro nel settore dell'edilizia. I gestori dei centri di prima e seconda accoglienza che si trovano sul territorio provinciale svolgeranno un ruolo fondamentale per favorire l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro. Parliamo di un gruppo di ragazzi da formare, anche perché diciamo, è la prima fase del protocollo sottoscritto oggi e quindi siamo in una fase anche di partenza e quindi anche se vogliamo, tra virgolette, di sperimentazione del tutto, perché oltre alla formazione diciamo, proprio tecnica e pratica sul campo, alla base di tutto ci dovrà essere un minimo di formazione della lingua italiana.